per i prossimi 5 anni il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del Consiglio. Eletto è stato il professore Venditti Francesco come Presidente e Vicepresidente Francesco Montepomi. Un buon lavoro, tanti auguri, che possa essere un Consiglio Comunale sereno e che possa portare risultati positivi alla nostra comunità. A questo punto passo la parola al Presidente del Consiglio. Ritornare a ricoprire alcuni impegni e prendere alcuni impegni è sempre, sempre, come dire, emozionante. E ancora oggi mi sento onorato di aver ricoperto questo ruolo nei tempi passati, che non sono molto lontani, che salgono a pochi anni fa, e io vorrei ringraziare, come dire, per questo i consiglieri comunali che con il loro voto mi hanno dato la possibilità di ritornare a ricoprire questo incarico, e anche i consiglieri che per ovvie ragioni di parte non lo hanno fatto. Il ringraziamento più grande però lo devo fare a voi, perché ci avete dato la possibilità di arrivare qui, a ritornare a condurre questo comune. Il 10 giugno avete, con il vostro consenso, deciso di eleggermi come consigliere comunale, perché pur facendo il Presidente del Consiglio, io appartengo a questa compagine che ha vinto le elezioni, che è Trasparenza e Partecipazione, capeggiata appunto dal sindaco Giuseppe Tussini. Senza il loro e il vostro fondamentale apporto non avremmo potuto essere qui e non avremmo potuto rivivere questa nuova, diciamo, importante esperienza. Il Presidente del Consiglio Comunale è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Sono e rimango orgogliosamente espressione di una precisa parte politica, ma questo non sarà certo di ostacolo al mio essere imparziale, al fine di garantire una democratica contrapposizione tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, mantenendo quello che può essere l'equilibrio del Consiglio. Mi impegno come Presidente del Consiglio a doverlo esercitare, questi equilibri. Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione tra passione politica e senso delle istituzioni. L'aula consigliare è di sicuro un ambiente naturale in cui, attraverso il dialogo e il confronto, si può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità. Pertanto il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni, dell'osservanza e del rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è stato affidato. Tenterò nel tempo del mio mandato di rilanciare il ruolo di questo Consiglio Comunale, perché per anni è stato disatteso, ma non per volere degli amministratori, ma per il non interesse da parte della cittadinanza, perché non era stimolato a partecipare. Mi adopererò al massimo perché possa essere dato il maggiore salto alle sedute, pubblicizzandolo. Adesso ci sono i media che ci danno la possibilità, ci sono i social che ci danno la possibilità di poterli pubblicizzare al meglio, anche se sono
sedute istituzionali, per riavvicinare la gente alla politica, far comprendere che la politica dipende dal comportamento di chi la esercita. Per questo ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola in seguito chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui noi esercitiamo il nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà anche la qualità dell'Assemblea. Voglio rivolgere un saluto al precedente presidente, l'avvocato Elisa Salerno, che ha ricoperto questo ruolo con garbo, con passione, con dedizione e con rispetto delle istituzioni. Un saluto ai dipendenti, sicuro che potremo e potrò contare sul loro aiuto, sulla loro preparazione e professionalità, collaborando nell'interesse della collettività. Un saluto al corpo dei vigili urbani, alla caserma dei carabinieri e al loro comandante maresciallo Scalinci Massimo, e con stasera alla presenza del vicecomandante Danilo Misceri, che sono certo della loro fattiva collaborazione per la conduzione e lo svolgimento democratico dei lavori del Consiglio. Il mio e il nostro auspicio sarà il maggiore coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi anche nell'attività amministrativa. Penso per esempio alla costituzione del Consiglio dei ragazzi e ai baby vigili, perché per dare modo di conoscerla e di sentirla maggiormente coinvolta, sentirsi maggiormente coinvolti all'interno di questa attività amministrativa, anche e soprattutto per la crescita della nostra città, dove dovranno essere protagonisti e futuri amministratori per un vero e reale cambio di generazione. Grazie. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Allora, intanto grazie a tutti voi per essere qui presenti per questo primo insediamento del Consiglio Comunale. Ringrazio la stampa presente, le forze dell'ordine, le associazioni, un po' ringrazio a tutti. Ma permettetemi, prima di iniziare il mio intervento, di ringraziare chi ha creduto in me. In questo caso il mio partito, il Partito Democratico, il gruppo che ci ha sostenuto, che ci ha poi portato insieme al Consiglio Comunale il consigliere Cicino, il mio segretario di partito, l'ingegnere Nicola Batto, con tutto il gruppo che lo ha sostenuto, la sua vicinanza, perché hanno creduto in me, hanno creduto in questo gruppo di persone e i risultati poi alla fine si sono visti. Quindi grazie segretario Bartolo, grazie direttivo, grazie sostenitori e grazie anche alla mia famiglia. L'onore e l'emozione che vivo oggi in questa sala si possono spiegare solo con il forte senso di responsabilità dell'impegno preso in campagna elettorale, durante la quale ho invitato tutti a segnare un forte taglio con il passato, puntando sulla continuità amministrativa, scegliendo me e la mia coalizione a rappresentare gli interessi di tutti, fuori e lontano da vecchie logiche, e soprattutto rieleggendo dopo tanti anni dove è prevalsa la discontinuità il sindaco che ha saputo dare risposte alla sua gente. Si è dunque realizzato un desiderio di continuità fino a consolidarsi nel corso della campagna elettorale conclusa e che è stato alimentato da un impegno entusiasmante dove si è riscontrata una nuova volontà di partecipazione e trasparenza. A me ora, a noi tutti,
eletti dai cittadini di Guardavalle, il compito difficile e stimolante da portare avanti con grande senso di responsabilità, di realizzare il nostro progetto è condiviso dai cittadini e le aspettative di tutti coloro che con il loro consenso hanno scelto di partecipare alla scelta della nostra città, attraverso un'azione amministrativa che noi abbiamo il dovere di porre in essere con metodi efficaci, diversi ed innovativi per la costruzione di una città per tutti e di tutti. Il mio impegno è e sarà quello di svolgere il lavoro con assoluto senso di responsabilità per continuare a crescere tutti insieme per una città migliore. Voglio rappresentare tutti coloro che vivono in questo comune e che costituiscono il centro del mio impegno di sindaco. La nostra elezione infatti è il frutto di un lavoro di obiettivi condivisi e strutturati nei continui incontri con la gente e che oggi mi dà la forza di intraprendere questo cammino con un agire improntato alla massima trasparenza attraverso scelte chiare e sempre motivate. A partire da oggi tutti noi eletti abbiamo il dovere e la responsabilità di rendere conto delle nostre azioni, operare delle scelte in modo chiaro, efficace ed uguale per tutti, nella consapevolezza che non esisterebbe una comunità senza questi principi. Il Consiglio Comunale che nasce oggi vede la partecipazione di molti giovani e questo, oltre a riempirmi di orgoglio, mi offre lo spunto per ricordare la ricchezza che loro rappresentano. Sicuramente gli occhi di tutti saranno sopra di noi, di voi, ed io a questo punto vi consiglio in maniera forte e chiara a lavorare ancor più alacremente ed in maniera incisiva di quanto voi stessi già avete desiderio di fare. È arrivato il consigliere Claristo. Il cambiamento siete voi, ma il vostro agire lo sarà ancora di più. Il futuro è vostro e questo deve rappresentare la vostra forza abbandonando logiche vecchie e metodi superati. Voi siete stati chiamati dai cittadini di Guardavalle per costruire una politica diversa. A tutti i consiglieri invece invito a credere nel servizio, a pensare al bene comune, al bene pubblico, ad occuparsi della nostra città e del suo comprensorio, perché dobbiamo pensare anche ad uno sviluppo comprensoriale, soprattutto con la possibilità che ci darà il redigendo PSA, il piano strutturale associato. Solo così possiamo contribuire a far di nuovo innamorare la gente della politica e del bene comune. Il mio personale ringraziamento e quello dell'intera maggioranza lo rivolgo a tutti i cittadini che ci hanno votato investendoci del dovere di guidare la città, ma anche a coloro che hanno espresso con il loro voto il sostegno degli altri candidati dell'altra lista. Io sarò il sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non hanno condiviso il nostro programma, perché il confronto delle idee e la discussione dei programmi nel rispetto dei ruoli istituzionali sono la base da cui nasce e si alimenta la democrazia, si struttura la politica e vive la comunità civile. L'auspicio è che dunque quello di avere un sano atteggiamento di collaborazione da parte della minoranza sui temi che riguardano il bene della nostra comunità. Questo renderà possibile un concreto dialogo utile all'ascolto e al recepimento di idee e contributi utili per la crescita di Guardavalle. Mi aspetto da parte di tutti i dipendenti comunali la massima collaborazione e il massimo impegno. In questi primi giorni ho già avuto modo di riscontrare la loro professionalità
e quale risorsa essi rappresentino. A loro chiedo di continuare a lavorare su questa strada. Credo anche nell'aiuto delle associazioni culturali presenti sul territorio. Credo nel forte impegno della loro azione sociale per il bene della città. Da parte mia, l'impegno all'ascolto di tutti, alla condivisione e al supporto alle nostre azioni amministrative, così come è avvenuto durante l'intero arco della nostra campagna elettorale, dove abbiamo vissuto con mano il momento più alto della partecipazione democratica, anche con metodologie nuove, ma prontamente raccolte dai cittadini partecipanti, dove abbiamo ascoltato tutti, abbiamo colto il loro disagio ed apprezzato i loro consigli. Essere sindaco oggi, con i poteri che la legge conferisce a tale carica, significa non solo amministrare, ma dare forza al dialogo, saper ascoltare, avere pazienza, capacità di mediazione, di ricucire, di riscatto, di raggiungere obiettivi e progetti. Dunque, bisogna fare e occorre fare bene, rimanendo molto attenti che per fare bene è indispensabile far precedere l'azione con l'ascolto, la riflessione e la decisione. Permettetemi di concludere con un pensiero che consegno al Consiglio e alla mia nuova giunta che fra poco nominerò. Signore, dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre. A noi tutti auguro un buon lavoro da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo. Grazie a tutti. Bene, dopo questa, diciamo, attimi di emozione, che sono pure da capire, direi di fare istituzionalmente il passaggio di dare verifica dell'atto del giuramento avvenuto dal sindaco da parte di tutto il consiglio all'unanimità. Dopo questa presa d'atto, non so, ci sono interventi da fare, a questo punto qualcosa, possiamo andare avanti col consiglio? Bene. Sì. Io l'ho detto, ci sono interventi. Apriamo il dibattito, va bene, possiamo aprire il dibattito adesso. Prego. No, quello è l'altro punto. Se vuoi appunto. No, che noi cambia punto, perché tra uno è simile al dibattito, da quello che io vi ricordo. Sì, sì, va bene. Ok. Dopodiché si fa la moglie della giunta, poi sta. Va bene. Vuole intervenire il consigliere? Sì. Prego. Grazie per aver aggiustato il microfono. Dicevo, saluto le autorità, i giornalisti, saluto tutto il pubblico presente e anche le persone che sono venute da fuori. Prima di tutto voglio fare sinceri auguri ai nuovi eletti ed eventualmente poi ai nuovi assessori. Auspico che questa esperienza possa rappresentare occasione di crescita per ognuno di voi personalmente e in particolare di novità e di crescita per il Paese, con il contributo e le idee che certamente saprete proporre. Il risultato elettorale è stato netto e chiaro. Ha sancito la vittoria della lista numero 2, partecipazione e trasparenza. In lista civica, con all'interno la partecipazione del Partito Democratico, che
che elegge e porta in consiglio comunale quattro consiglieri e il sindaco. Nonostante registra, a mio parere, un importante assottigliamento del proprio tradizionale consenso elettorale. Sconfitta netta della lista numero uno, e ho già avuto modo lunedì 11 dopo il risultato elettorale di comunicare il mio dispiacere e di scusarmi con i componenti della mia lista per non essere riusciti in questa impresa. Sconfitta di cui sento tutto il peso e di cui mi assumo ogni responsabilità politica. Mi sia consentito allo stesso tempo di ringraziare i tanti elettori e sostenitori che hanno creduto e che con convinzione hanno dato il proprio consenso alla nostra lista. Ringrazio ancora quanti hanno contribuito alla creazione del Movimento Civico Civiltà Politica, il dottor Giuseppe Montepaone, coordinatore del movimento, Nicola Montepaone, Franco Ducci, Nicola Lucino, Toto Bosci, Nicola Marino, insieme al suo gruppo e tanti altri sostenitori. Certamente dimentico di ricordare alcune persone di questo discorso. Come scritto e come più volte detto e precisato, il Movimento Civico Civiltà Politica è nato dalla constatazione che il nostro paese, guarda valle, registrava e tuttora registra un pesante arretramento da ogni punto di vista sociale, politico, culturale ed economico. Una comunità abbandonata a se stessa, un tessuto sociale diviso e lacerato, un paese disorientato, un paese diviso, un paese muto e rassegnato che non esprime e non esprimeva e non esprime più fiducia nel futuro. Un paese che aveva smesso di sognare, attanagliato da una crisi di identità, con un progressivo e un inesorabile scadimento culturale, scarsa o nulla partecipazione, allontanamento sempre più marcato dei giovani dall'impegno, assenti le iniziative politiche, culturali e sociali, pochissima la credibilità verso le istituzioni. Da queste e tante altre motivazioni è nata l'idea di cercare di accomunare, di unire sulla base di regole e valori condivisi, persone e intelligenze diverse e forze diverse, con l'unico obiettivo di aprire una fase nuova e inedita per sollevare le sorti della nostra comunità, per porre rimedio a questo andamento discipolare sempre più indietro e sempre più in basso. Questa idea e questa proposta di civiltà politica di unire nell'interesse del bene comune non è passata e non è stata condivisa se non in parte. Vuoi perché è nata tardi e i pochi mesi non sono bastati a coinvolgere e convincere? Vuoi perché la crisi della politica e il distacco della gente non si risolve in così poco tempo e senza un adeguato confronto e senza una giusta discussione? Vuoi perché siamo un piccolo paese, quindi periferia culturale, e le novità vengono viste con sospetto e dubbio? Queste, a mio avviso, le motivazioni politiche e culturali della sconfitta. Certo, altre e forse molte le motivazioni pratiche e concrete. Il mancato rinnovamento delle persone, e dico soprattutto di me stesso, mancanza di senso pratico. Questo comunque è il nostro ragionamento, cui io personalmente ho creduto con convinzione, e resto tuttora della convinzione che un movimento civico aperto e largo rimane la via giusta per dare adeguate risposte, speranza e futuro al nostro paese. Sono
sono prevalsi invece chiusure per ragionamenti vecchi e anacronistici per certi aspetti. I nemici storici che si sono messi insieme per cacciare il povero sindaco e mettere le mani sulla città, questo è il patrimonio. Sono prevalsi i luoghi comuni e le barzellette sui social per fare contenti di cose e di ultra. Le denigrazioni personali, le offese, le falsità, le bugie, il degrado e la bassezza del confronto politico. Sono prevalsi e diventati determinanti i piccoli favori al posto delle idee e delle capacità. Tradimento, riferendosi in particolare a me, e ho già spiegato qual è stato il tradimento, come è avvenuto, in maniera ossessiva questa frase. Una campagna elettorale iniziata male e continuata peggio, fino a cercare la rissa e lo scontro fisico. Iniziata male, con l'intervento a gamba tesa e l'appello al voto della parrocchia, con l'intervento del vescovo a conclusione della festa del patrono, il 7 maggio. Lasciando molti di fronte a questa iniziativa, molte persone esterrefatte. Intervento inopportuno e fuori da ogni logica che caratterizza proprio, logica di correttezza, proprio nel luogo dove si predica la retta via. Intervento a gamba tesa in un campo senza altro, che poteva fischiare la punizione, o meglio, dove unico arbitro è Dio, che però non interviene per queste piccole cose per me. Di recente, alcuni mesi fa, lessi sul muro, in una stanza a casa di una studentessa universitaria di lettere, una breve frase, scritta con cessetto nero, che riporta: ascolta Israele, il Dio dell'amore e il Dio della paura sono lo stesso Dio. Questo era scritto sul muro di questa stanza. Vedete, ci ho pensato molto a queste poche parole, che racchiudono una profondità per la conoscenza della quale non ho una cultura adatta a spiegare. Campagna elettorale continuata peggio, con le esibizioni del sindaco, che voglio ricordare solo un episodio e un argomento che non sono riuscito a spiegare con precisione e chiedo scusa all'interessato, il quale mi ha pregato fino a qualche giorno fa di non parlarne più. Però fatti personali sono una cosa, oggi entriamo nel fatto politico ed è un'altra cosa. Mi riferisco all'ormai diventata famosa baraccella dello sconosciuto e forestiero avvocato, chissà come arrivata a Guardavalle da un paese così lontano, che in capolista e oggi sindaco ne ha fatto un argomento di punta della campagna elettorale e, a parte la sguaiatezza e la violenza verbale, mi preme mettere in evidenza due cose: la non competenza del sindaco, di nessun sindaco, di sindacare e di intromettersi in argomenti che non rientrano nelle sue competenze istituzionali; la pericolosità politica della violazione della privacy nel momento in cui di una questione strettamente privata se ne fa un argomento pubblico e addirittura da comizio. La parcella o competenze riferite al lavoro svolto è di circa, diciamo, a occhio e croce, 2.500 euro,
che dopo la disponibilità fosse meno offerta dal professionista, competenze ancora per la verità non pagate dall'amministrazione comunale. Il 2 novembre 2017 viene fatto mandato e pagata una parcella della somma complessiva di 6.000. La campagna elettorale è finita, però se vuole fare attenersi a quello che è la campagna elettorale, insomma, possiamo farla. Se lei pensa che sia il promosti, no, se lei pensa che la campagna elettorale è finita, lei mi toglie la parola. Non le tolgo la parola, le dico di attenersi a quelli che sono gli argomenti del giorno. Mi attengo, questo è il primo consiglio comunale. Prego. È il primo consiglio comunale. Non stiamo discutendo parcelle, non stiamo discutendo argomenti personali. Lei è sceso nel personale. Vada avanti e vada nel suo discorso. Comincia a dimostrare che non sa fare il Presidente del Consiglio. Okay, perché io sto parlando di argomentazioni politiche. Comunque, le do il tempo di fatti personali, non ne parlo. Quindi mi lascia, ha nominato dei nomi. Mi lascia finire il mio intervento. Dopodiché giudichi come ti pare. Dicevo, il 2 novembre 2017 viene fatto un mandato e pagato una parcella della somma di 6.674.72. Vedete la previsione, per favore, copia. Si tratta della parcella pagata all'avvocato Rosalba Salerno, professionista conosciuta. Anzi, conoscitissima, perché le caccio la parola Pronto, perché lei sta nominando delle persone in cui non sono all'ordine del giorno. Sto facendo non sono, no, lei, sta, lei ha detto prima nella premessa che non nomina persone. La causa riguardava, lei sta nominando delle persone, io la blocco. La causa riguardava un processo penale che mi vedeva imputato nella mia funzione di sindaco insieme al vice sindaco. L'incarico è stato da me dato liberamente e personalmente dal vice sindaco di allora, firmandone la procura. Ma sapevamo benissimo che in caso di esito positivo le spese sarebbero state pagate dal comune, così come è di fatto avvenuto. Colgo l'occasione, mi scuso di non averlo fatto prima, di ringraziare personalmente l'avvocato Salva Salerno per avermi difeso bene, e nella mia discussione non mi permetto di mettere in discussione quella che è il suo lavoro. Come mai il sindaco Robinù, di fronte a una parcella così più costosa di quella citata prima, non ha fatto nulla e non ha battuto ciglio e non ha intrapreso trattative per ridurre la parcella, in quanto era sempre il comune a pagare? Sono queste domande che saranno oggetto già da stasera di interrogazione con risposta scritta. Siamo a conoscenza che nel corso degli ultimi giorni, prima delle elezioni, è stato dato l'incarico ad un altro tecnico sconosciuto e forestiero, strano, di Cosenza, ancora più lontano di Catanzaro, chissà dove si trova Cosenza. Con quale metodo? Invito e consiglio l'ufficio tecnico a non prestarsi a simili comportamenti. Una campagna elettorale piena di odio, di qualunquismo, di superficiale indifferenza verso ciò che veniva detto e predicato, e di superficiali sorrisi, anche in questa occasione invece sto parlando. Dicevo, una campagna elettorale piena di odio, dovevo mandarlo via calci, riferito a me. Sono 15 minuti, ha già sporato. Ha già sporato, se lei si mantiene. Non ci sono tempi. Ci sono i tempi, ci sono prova i tempi. Si studia il regolamento. Ci sono prova i tempi. Il primo consiglio comunale. Si studia i tempi. Da, questo non è la regola sua, è la regola del sto finendo, sto finendo. Okay, benissimo. Dovevo mandarlo via calci nel sedere, ha detto il sindaco, incitando la donna. Ci vediamo un po' di muso. Abbiamo menato sul muso, va dicendo un componente del direttivo del PD.
dobbiamo toglierlo dai... dalle scatole. Ha detto un altro componente del direttivo del PD, oggi consigliere comunale. Uomo, ricordate tutti, pubblico personaggio di spicco, componente del direttivo e facente parte del cosiddetto cerco magico e stretto collaboratore del segretario. Altre. E molte altre, denigrazioni e falsità sono state disseminate nelle case e in mezzo alla gente. Il risultato e le conseguenze di tutto ciò sono un paese ancora più diviso, degrado e scadimento culturale ancora più accentuato e pericolosamente riappropriato, idealità e obiettivi condivisi cancellati, rapporti personali messi in discussione e in alcuni casi annullati, pacificazione e armonia sociale ormai lontane. Quando la politica produce e genera queste negatività, e soprattutto la società, la prima sorprende, e il paese, perché noi facciamo parte, una parte siamo del paese, non siamo la maggioranza, ma facciamo parte del paese. Il fango che avete seminato vi ricadrà addosso. E il fango crea la paura, sulla quale poi tutti dobbiamo camminarci sopra. E non sarà facile uscire, ci vorrà del tempo e ci vorranno soprattutto capacità. E io non credo che il sindaco abbia l'attrezzatura culturale adatta a questo compito. Ha prevalso il dio della paura. Riferimento di questa campagna elettorale. Aveva promesso che stava per finire. La cosa più penosa di questa autentica deriva etica, politica e culturale è che protagonista è proprio il Partito Democratico e il suo gruppo di dirigenti. Un Partito Democratico che ha smarrito i valori della sinistra, un Partito Democratico che ha perso il contatto con il suo popolo. Un Partito Democratico, nonostante la vittoria della lista, perde importante parte del proprio elettorato. Un Partito Democratico che non sa creare aspettative, che non sa parlare alle giovani generazioni, che non sa parlare di futuro e che resta appiccicato al potere, ma non più egemone dal punto di vista culturale. O non più di guida dal punto di vista culturale. Un Partito Democratico abitato su se stesso. Vedete, dico queste cose perché uno dei compiti a cui io e noi ci dedicheremo è che bisogna salvare e recuperare i valori della democrazia, del confronto, della discussione. Anche a livello nazionale, di legge, si comincia a parlare di un nuovo centro-sinistra aperto per aggregare le forze moderate e progressiste, creare un fronte comune che faccia da argine al populismo, al sovranismo, che stanno mettendo in discussione l'Europa e la sua unità. Si parla di lista civica nazionale. Nel nostro piccolo, noi di Civiltà Politica vogliamo fare esattamente quello di cui si sta parlando oggi a livello nazionale. Questo è un riferimento che può apparire distante e lontano, e invece non lo è, perché nonostante periferia culturale facciamo parte dell'Italia. Oggi il consenso, in particolare in questa tornata elettorale, non avviene più, se non in misura sempre più ridotta, attraverso i partiti, con le proprie idealità e i propri programmi. Ma per via diverso, attraverso piccoli e piccolissimi lavori. Ciò riguarda un po' tutti, non è che non accusare nessuno. E questo è un problema che la politica deve porsi. Il consenso, sono le preferenze date in maniera sproporzionata, ritengo io, ad un solo candidato da capo e mandato,
né la prova concreta di quello che è. Anche se io personalmente non credo al fenomeno occasionale. Di cui se ne parla tanto, è diventato un argomento forse principale, e questo è un fatto sicuramente negativo, che questo sia ragione. Penso invece che alcuni gruppi di persone hanno organizzato il proprio consenso e riversato le numerose preferenze, probabilmente per un ritorno in un futuro non molto lontano. La giunta che nasce stasera, frutto di questa nuova maggioranza, e concludo, è un esecutivo composto, non politicamente determinato, se si pensa che si tratta di una prima esperienza amministrativa per tanti. No, non so su che cosa regge questo accordo, vittoria sicuramente, questa è la base di festa, quindi. Ma sicuramente c'è un accordo che io ritengo su una severa spartizione, e già sono segnali in comune che qualche settimana prima la giunta ha dato degli incarichi proprio in direzione di questa spartizione. Penso e immagino che non mancheranno problemi e soprattutto non tarderanno a manifestarsi contraddizioni. In ogni caso, da parte mia personalmente e da parte nostra, rifaccio sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi eletti e lo farò anche ai nuovi assessori. Il gruppo di civiltà politica svolgerà il proprio compito di opposizione con impegno, con rigore e con grande determinazione. Per pura chiarezza, ho parlato 23 minuti, 8 minuti in più rispetto al regolamento. Questo per le prossime volte, caro consigliere Tedesco. Non puoi intervenire perché sto intervenendo io, lei non può intervenire. Guarda, Presidente del Consiglio, ancora. Nel primo consiglio comunale dove si esprimono le posizioni in provincia. Ci sono i regolamenti, c'è un regolamento. Espresse. Ma che cosa sta dicendo? Quasi quello dove vengono espresse le. Ma guarda che so. Io capisco l'irritazione. Non sono irritato, non mi tange proprio la sua irritazione. Io credo che il buonsenso del Presidente del Consiglio. Ha avuto buonsenso, ma lei ha avuto. Se ne avesse avuto, avrebbe dato opportunità di parlare in maniera libera e senza di me. Dopodiché, Presidente del Consiglio, sei sincero, siete sinceri. Facciamo un consiglio solo per se avete dei problemi della nostra vita, che noi ci. Ma tu sei abituato ad andartene, ogni volta che penso te ne sei andato, quindi lascia sto microfono. Ci Renzo, non ti faccio cacciare la voce. Dica. Comunque, non mi interrompa, ha finito il suo intervento o no? Sì, ho finito. Ok, basta così. E per quanto riguarda, proprio una precisione, carissimo consigliere Tedesco, sono stato eletto, sono stato indicato a fare il Presidente del Consiglio da lei la prima volta, mi ha scelto a fare il Presidente del Consiglio, siccome non mi tange la sua offesa, che non ne sono capace, e ha sbagliato lei a tenermi poi 4 anni a fare il Presidente del Consiglio. Ricordarmi niente perché emergenza è così. No. Altri interventi? Caris. Volevo soltanto scusarmi perché ho avuto un contrattempo, sono arrivato in ritardo. E poi dirvi che questo è il primo. Quindi che funziona? Sì, pronto. E poi volevo dirvi, insomma, che questo è ricordarci che è il primo consiglio comunale, il primo consiglio di insediamento, dove qua dovremmo cominciare a dettare le linee per cominciare a governare e ad amministrare questo paese. E quindi ricordarvi che la campagna elettorale è finita, quindi glielo lo ricordo un po' a tutti, quindi possiamo tranquillamente ragionare con toni più pacati, senza assistere ancora ad interventi come l'ha fatto il consigliere Tedesco, perché così dimostra che non ha capito cosa è successo in questa campagna elettorale, in questa tornata elettorale. C'è stato un risultato netto,
i cittadini di Guardavalle hanno scelto noi, e quindi noi abbiamo una grande responsabilità, quella di amministrare tutto il paese e non cercare di cadere nelle provocazioni che ad oggi ho sentito del consigliere tedesco. Il comune di Guardavalle, l'ufficio tecnico, che specialmente in qualità di sindaco nelle passate amministrazioni di consiglieri conosci bene, sai che ha lavorato sempre con trasparenza e chiarezza, e quindi se ci sono delle difficoltà, e quindi mi riferisco a tutti gli uffici, li puoi tranquillamente denunciare e portare, come dire, a, ancora più a conoscenza della mia cittadinanza, quindi senza lasciare, come dire, lanciare battute o parole affinché possa la gente capire e cadere in qualche tranello. Noi siamo chiari, tu ci conosci tutti, ci conosci come lavoriamo, come abbiamo lavorato, e il fatto è che secondo me hai perso tu la cognizione di quello che stai facendo in questo periodo, ma sono problemi tuoi. Noi siamo stati eletti per governare questo paese in modo tranquillo, con serenità, e non sono convinto della tua analisi, che i cittadini non hanno capito, che il sindaco non è nelle condizioni, che c'è... Non mettere cose in bocca a me. Ma penso che la sintesi era quella. Invece in questa campagna elettorale ho trovato un entusiasmo di tanti giovani che hanno deciso di votare noi perché hanno creduto in noi, e noi possiamo essere una squadra, la forza che potrà dare una continuità nel miglioramento, nel migliorarsi di questa comunità, e ti deve fare una ragione. Noi speriamo che in questi 5 anni troveremo una opposizione costruttiva, perché serve, secondo me serve avere un'opposizione costruttiva, ma non polemica. E quindi vi auguro di entrare nel merito di tutte le argomentazioni, e noi vi assicuro che vi terremo conto nella discussione, se una discussione può diventare, come dire, nel concreto, nel risolvere i problemi di Guardavalle. Quindi, cari cittadini, voglio fare un ringraziamento a tutti, un grazie di cuore, perché ci avete sostenuto e ci avete messo nelle condizioni di poter continuare ad amministrare questo paese per il bene di tutti, di quelli che ci hanno votato e di quelli che non hanno votato, perché noi amministreremo l'intero territorio e l'intero comune di Guardavalle. Quindi non cadiamo nella polemica. Non cadrò nella polemica, non la voglio fare lunga. Non siamo i Maradona della situazione, ma ci accontentiamo di quello che siamo riusciti a fare in questa campagna elettorale, e vi, come dire, un nuovo grazie, e vi invito stasera tutti quanti, dopo il consiglio comunale, di continuare con la festa in piazza Carmine, perché da lunedì noi avremo tante cose da fare e cominceremo a lavorare per questo comune. Grazie. Grazie Presidente. Pochi minuti? Sì, pochissimi. Intanto per fargli capire al consigliere tedesco che noi abbiamo vinto e tu hai perso. Ancora questo non l'hai capito. Te lo dobbiamo ricordare ancora una volta. Te lo ricordo. Non avevamo dubbi sul tuo intervento. Gliel'avevo già detto ai ragazzi. Sarà il solito intervento quando perde, perché non ammette la sconfitta, da presuntuoso che sei, vieni qua a fare quello che hai fatto. L'hai fatto nel 2001 quando hai rovinato la festa a Totopuri, ti ricordi Totopuri? Te l'ha detto di tutti i colori, noi non sapevamo nulla, ci ha fatti alzare e ce ne siamo andati. Noi non sapevamo nulla, decideva sempre lui. Lo ha fatto nel 2011 quando ha perso con l'architetto tedesco, gli ha fatto quello che gli ha fatto. Oggi è la festa di tutti, oggi è la festa di Guardavalle, che ha un sindaco e un'amministrazione comunale nella sua interezza, maggioranza e minoranza. Tu ogni volta perdi, e negli ultimi tempi stai perdendo spesso, poi ti comporti in questo modo. E ti voglio fare anche un elenco, no? Perché se andiamo a valutare i numeri,
non sei un cavallo vincente, sei un cavallo perdente. E quando hai vinto, lo hai vinto grazie a questi ragazzi. E quando hai avuto dei risultati, l'hai avuto perché c'era Beppe Calisto, c'era Pinussia, che adesso è idoneo. Però quando ti ho fatto il vice sindaco e mi mandavi dappertutto, allora ero idoneo. Allora ero in grado di fare l'amministratore. Ma mi pare che l'avevi detto anche nel 2011 quando hai perso, quando sei venuto nella sezione di partito, dove l'hai messo le tue colpi come l'hai messo questa stasera. Però ancora pretendi quello che tu sai. La matematica non è un'opinione. Se sai contare, qua ce ne sono 7 del PD, 7 su 9, 7. È un partito vivo, un partito di giovani, un partito che crede a dei valori della politica, alla serietà della politica, capito? Alla serietà della politica, valori sani. Te ne sei preso pure con la Chiesa, lo sapevamo, che cioè, ci aspettavamo pure che te la prendi. Cioè, no, anche Gesù Cristo ti ha voluto, non ti ha voluto la cittadinanza, ma non ti ha voluto neanche Gesù Cristo. Te la prendi con padre Gebrard. Ma che cosa ha detto quella sera padre Gebrard in Chiesa? Cosa ha detto? Non ha detto nulla, non ha fatto il nome e cognome di Pinussia, che debbano votare a Pinussia. Votate la persona più giusta, ha detto solo questo. Se hanno votato me vuol dire che io sono la persona giusta. E il comune di Guardalalli, i cittadini di Guardalalli hanno deciso a larga maggioranza che questa amministrazione deve amministrare. È inutile che te la prendi con Gesù Cristo e con il mondo intero, te la devi prendere solo con te stesso per la scelta che hai fatto. Perché la gente ha guardato anche questo. E ma io non lo so che finita la campagna elettorale. Mi pare che nel mio discorso iniziale è stato un discorso chiaro, un discorso dove bisogna ripartire. Dobbiamo ripartire, per Guardavalle ha degli appuntamenti importanti, degli appuntamenti molto importanti per lo sviluppo, tra cui quello del bando dei borghi che è uscito oggi e che scade il 30 di luglio. Puntiamo sul centro storico in modo concreto, puntiamo sulla marina con la chiusura del passaggio a livello e con lo sviluppo del lungomare. Sono quelle priorità che vogliamo risolvere immediatamente. Che poi il dottore Tedesco fa riferimento a fatture, a tutto il resto. Ci sono, come ha già detto il consigliere Casco, ci sono le vie legali, le denunce, quello che vuole. E quello che si è detto in campagna elettorale, l'ho detto io, l'hai detto tu, l'hanno detto, ha detto anche gli altri. Ho detto la verità, dottore Tedesco, tu mi conosci. Io sono abituato a dire la verità, anche se può far male la verità, ma io sono nato così e morirò così, senza nascondere nulla. Chiaro, dottore Tedesco? Grazie. 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 Altri interventi? Urri. Magari da seduto, parla da seduto. Guarda, io parlo da seduto perché ho capito come funziona il tuo microfono. Da seduto. Chiedo scusa ai presenti. Sento stesso. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i presenti, partecipanti a questo consiglio comunale. Un saluto. Non si sente? Vai. Un saluto ai consiglieri comunali, specialmente ai nuovi eletti di maggioranza e di opposizione. E noi chiaramente dopo il 10 giugno abbiamo fatto delle riflessioni e abbiamo preso atto e prendiamo atto della sconfitta elettorale. Il dato è un dato incomputabile, ci sono 313 voti di differenza, di conseguenza non si può nascondere quella che è la verità. Abbiamo fatto delle riflessioni e con serenità abbiamo constatato che in effetti i cittadini di Guardavalle hanno voluto premiare la lista numero 2, trasparenza, partecipazione. E noi abbiamo tentato di fare con questo movimento civiltà politica di aggregare, di creare condizioni nuove affinché si potesse in questo paese trovare un attimino di serenità. Avevamo lasciato tante incomprensioni, tanti dubbi negli anni passati, quindi ci eravamo messi insieme appunto per superare le difficoltà degli anni passati, senza affrontare una gestione nuova, una situazione nuova in questo paese. Il progetto di civiltà politica non è passato, probabilmente non siamo stati noi capaci a far capire alla gente qual era il nostro progetto,
o è probabile poi che la gente non abbia voluto o voluto o comunque non ha capito quelle che erano le nostre riflessioni, le nostre idee, le nostre prospettive. E chiaramente questo ormai è un capitolo chiuso, bisogna affrontare il discorso nuovo, c'è un'amministrazione eletta democraticamente, quindi noi dobbiamo prendere atto tutti quanti e quindi dare quello che è possibile, dare il nostro contributo anche da opposizione. Però chiaramente l'opposizione deve essere sicuramente costruttiva, ma deve essere anche messa nelle condizioni di essere coinvolta in quelle che sono le decisioni dell'attività amministrativa. La riflessione che deve essere fatta in questa sede è che in effetti non ha vinto la politica, io credo che ha vinto la subalternità, se è vero come è vero che l'espressione autentica dell'amministrazione comunale uscente, qua si parla in effetti di continuità amministrativa, però dobbiamo fare delle constatazioni. L'amministrazione uscente era caratterizzata essenzialmente da due o tre personaggi, sia come riferimento di carattere politico, quindi per il ministro del PD, e sia anche come espressione autentica dell'amministrazione uscente, quindi mi riferisco agli assessori essenzialmente Carista e Campagna, quindi espressione di partito, i quali per la verità per alcuni aspetti anche, hanno anche lavorato bene. Io ho sempre sostenuto che Caristo si era impegnato per quanto riguarda l'aspetto del distretto finanziario, l'equilibrio, la gestione finanziaria, eccetera. Come lo stesso assessore Campagna, sul discorso differenziato, io in Consiglio non avevo avuto nessuna difficoltà ad elogiare quello che era stato l'impegno, quello che era stato il lavoro svolto. Però la politica a questi signori, a questi due ex assessori, vediamo quali saranno i nuovi, sostanzialmente li ha penalizzati, nel senso che se ad esempio Peppe Caristo, assessore uscente, che aveva ottenuto 5 anni fa 245 voti e oggi si ritrova con 161 voti, 84 voti in meno, vorrà dire che la politica l'ha penalizzato, quindi i cittadini l'hanno penalizzato. La stessa cosa vale per l'assessore Campani, che da 225 suffragi ha ottenuto 130 voti. Di conseguenza qualcosa non avrà funzionato, quindi se la politica, se i cittadini dovrebbero sostenere, aiutare, affermare, contribuire, eccetera, coloro i quali dimostrano la continuità amministrativa, è chiaro che avrebbero dovuto avere suffragi maggiori di quelli che hanno ottenuto. Mentre invece c'è stato, tra virgolette, il fenomeno Agazio Landazzo, quindi credo che gran parte del merito va dato ad Agazio, il quale si è impegnato, ha lavorato per mesi, il lavoro che fa sicuramente gli ha portato un certo contributo, la famiglia eccetera, non lo so se ci sono stati altri sostegni a questo enorme successo che ha ottenuto Agazio, ma comunque il dato è questo, che in effetti non ha vinto la politica ma ha vinto la subalternità. Io la campagna elettorale l'ho affrontata con serenità, come lo stesso oggi mi trovo abbastanza sereno, probabilmente anche perché siamo un po' abituati sia alle vittorie sia alle sconfitte. E quindi bisogna accettare le cose per quelle che sono. Io ho affrontato, dicevo prima, con serenità la campagna elettorale. Non ho attaccato nessuno, ho risposto all'ultimo comizio che abbiamo fatto in Piazza Immacolata a qualche provocazione che c'era stata. E però devo dire al sindaco, al quale io faccio gli auguri a tutti, ma al sindaco sì come sindaco ma non come persona, perché ritengo che sia stato, come dire, non si è comportato bene. Per quanto riguarda la mia persona, io ho subito offese di carattere personale e professionale, nel senso che questi atteggiamenti velenosi con rabbia, offese anche di carattere professionale, ritengo che sono state ingiuste nei miei riguardi, anche perché il rapporto attualmente è stato abbastanza sempre buono col sindaco, quindi mi ho un pochino meravigliato. E d'altra parte posso anche capirlo, l'autoria, la campagna elettorale, i problemi, le problematiche che c'erano sul tappeto, però non è possibile che quando una persona ha un microfono in mano perde la pazienza, quindi perde il senso e perde la ragione. E di questo io, non lo posso scusare. Io mi sarei aspettato delle scuse da parte di forse che non ci sono state di fronte alle strofacce, alla megalomania che ha dimostrato nei vari comizi, specialmente negli ultimi dei comizi. Sono state dette anche bugie, mi riferisco al fatto che ha dichiarato che io sono sempre al comune, io ritengo di essere mai stato in mezzo ai piedi a nessuno, io vado al comune, vengo al comune perché faccio il giovane ormai da 43 anni, quindi svolgo un lavoro, ritengo con dignità,
e quindi vado negli uffici del comune perché ho delle pratiche da spiegare, progetti, ufficio tecnico, all'ufficio tributi, all'ufficio ragioneria, insomma. Quindi mi trovo a frequentare gli uffici da cittadino o da tecnico e in tante occasioni anche da consigliere comunale, perché no? E mi meraviglia come sono state fatte due cominci, uno in Marina, uno in paese di circa 20 minuti assieme, dove ha ripetuto il mio nome intorno a 15-18 volte in Marina, lui assieme all'assessore Caristo, e oltre 10-12 volte in paese. Non ho capito poi perché, vabbè, però mi pare esagerato questo atteggiamento, no? Sono tutte queste. E quindi voglio dire, noi abbiamo cercato di, come dire, di portare un clima sereno, di affrontare la campagna elettorale con serenità, cercando di discutere dei problemi, cercando di far capire alla gente quello che era il nostro programma. E dall'altra parte invece l'esperienza e partecipazione abbiamo sentito cattiveria, arroganza, tensione sociale, discorsi fatti abbastanza velenosi, e di questo me ne dispiace. Io credo che esce oggi un'amministrazione comunale abbastanza debole. Io ritengo che questa amministrazione non sarà nelle condizioni di poter affrontare le problematiche che oggi ha a Guardavalle. Ritengo che non sarà capace di far uscire il paese dallo stato di isolamento in cui ci troviamo. Credo che ci sarebbe stato bisogno di un'altra amministrazione, di un'amministrazione più capace di affrontare le problematiche, quindi proiettarsi meglio in quelli che sono gli ambiti provinciali e regionali. Quindi credo sostanzialmente a un'amministrazione debole e non sono convinto che sarà capace di affrontare queste problematiche. Noi chiaramente saremo un'opposizione tranquilla, se saremo coinvolti daremo certamente il nostro contributo, non faremo opposizione dirompente perché non siamo abituati a farlo, quindi non siamo andati a dire stronacce, a dire parolacce, non vogliamo prendere a calci nessuno, cercheremo solamente di collaborare, di essere, come dire, collaborativi quando si tratta di affrontare problemi che mineranno al bene di Guardavalle. Quindi con questo augurio io voglio ringraziare tutti i presenti e dire che la nostra disponibilità c'è, fermo restando che vogliamo essere rispettati in maniera dignitosa. Grazie. Ringrazio il consigliere Pulli anche per i tempi, è stato molto chiaro e mantenuto in tempo. Consigliere Campani. Grazie, intanto un saluto e ringraziamento a tutti, in particolare ai nuovi eletti che arrivano oggi al tavolo del Consiglio Comunale. Io sono sincero, avrei preferito anche non intervenire perché fino adesso io ho ascoltato solo sterili messaggi da schieramenti. Seriamente. Io mi rivolgo anche alla mia maggioranza, lo dico, noi non abbiamo bisogno di questi messaggi, di questi toni, perché a noi non fa bene. Farà bene l'opposizione perché è un modo così per sentirsi vivo probabilmente, ma le elezioni hanno detto che non abbiamo vinto, stiamo costruendo la squadra per governare e quindi è chiaro che noi dovremmo muoverci diversamente secondo quelli che sono i nostri programmi, le nostre intenzioni. È chiaro, diceva il consigliere pure doveva vincere un'altra amministrazione ancora, però da parte vostra dovevano vincere altri e dovevate candidare altri. Se continuate a candidare, pure, eccetera, eccetera, dice che è sempre loro che non vinceranno mai. Bravo! È chiaro che la nostra campagna elettorale l'avete fatta voi, siete voi che avete stabilito la nostra vittoria, anzi qualche voto ci è mancato, altrimenti avremmo potuto vincere con qualche voto in più, anche qualcuno mio personale, aveva ragione il consigliere Puglia. Diceva, ha prevalso il dio della paura, io non ho capito se è critica o se è autocritica, nel senso se non hanno voluto voi oppure hanno preso almeno peggio, no? questo messaggio non l'ho capito, però seriamente, la battuta non voglio essere polemica, voglio anzi solo fare qualche riferimento al Partito Democratico. Noi abbiamo scelto di partecipare a questa elezione con un progetto che non è nuovo, che abbiamo portato nel 2013 con Pino Sia Sindaco, che era appunto trasparenza e partecipazione. Un progetto che non ha messo da parte il Partito Democratico, ma che ha camminato, diciamo così, in maniera parallela, perché siamo stati anche noi stessi, gli amministratori uscenti, Bartolo, comunque tutto il gruppo, i promotori di questo progetto e di noi candidati. Abbiamo discusso queste nuove candidature, le abbiamo proposte, qualcuno si è proposto e non abbiamo assolutamente messo veti su tutto. È chiaro che se Forza Italia riesce ad esprimere due candidati di minoranza è perché ha lavorato bene,
che non ha disperso preferenze, questo è da dire, cioè ne ha portati due perché effettivamente tanto vale, così come pure con Forza Pura. Questo vale effettivamente ci segue. Io probabilmente valgo qualcosa in più, qualcosa in meno, però abbiamo scelto di dare a tutti pari opportunità, di esprimere ognuno le proprie, i propri programmi, di farsi ascoltare, di andare a chiedere il voto senza pensare quello di partito, quello dovrebbe votare me, potrebbe votare altro. È chiaro che l'altra volta ho avuto anche un'altra affermazione, ho avuto la metà dei voti della tua lista l'altra volta, quindi chiaramente non sono tutti presenti, partecipanti a questo consiglio comunale, un saluto, non si sente, vai. No. Un saluto ai consiglieri comunali, specialmente ai nuovi eletti di maggioranza e di opposizione. E noi chiaramente dopo il 10 giugno abbiamo fatto le elezioni e abbiamo preso atto e prendiamo atto della sconfitta elettorale. Il dato è un dato inconfutabile, ci sono 313 voti di differenza, di conseguenza non si può nascondere quella che è la verità. Abbiamo fatto delle riflessioni e con serenità abbiamo constatato che in effetti i cittadini di Guardavalle hanno voluto premiare la lista numero 2, trasparenza partecipazione. E noi abbiamo tentato di fare con questo movimento civiltà politica di aggregare, di creare condizioni nuove affinché si potesse in questo paese trovare un attimino di serenità. Avevamo lasciato tante incomprensioni, tanti dubbi negli anni passati, quindi ci eravamo messi insieme appunto per superare le difficoltà degli anni passati, senza affrontare una gestione nuova, una situazione nuova in questo paese. Il progetto di civiltà politica non è passato, probabilmente non siamo stati noi capaci a far capire alla gente quale era il nostro progetto, o è probabile poi che la gente non abbia voluto o comunque non ha capito quelle che erano le nostre riflessioni, le nostre idee, le nostre prospettive. E chiaramente questo ormai è un capitolo chiuso, bisogna affrontare il discorso nuovo, c'è un'amministrazione eletta democraticamente, quindi noi dobbiamo prendere atto tutti quanti e quindi dare quello che è possibile, dare il nostro contributo anche da opposizione. Però chiaramente l'opposizione deve essere sicuramente costruttiva, ma deve essere anche messa nelle condizioni di essere coinvolta in quelle che sono le decisioni dell'attività amministrativa. La riflessione che deve essere fatta in questa sede è che in effetti non ha vinto la politica, io credo che ha vinto la subalternità, se è vero come è vero che l'espressione autentica dell'amministrazione comunale uscente, qua si parla in effetti di continuità amministrativa, però dobbiamo fare delle constatazioni. L'amministrazione uscente era caratterizzata essenzialmente da 2-3 personaggi, sia come riferimento di carattere politico, quindi del ministro del PD, e sia anche come espressione autentica dell'amministrazione uscente, quindi mi riferisco agli assessori essenzialmente Carista e Campagna, quindi espressione di partito, i quali per la verità per alcuni aspetti hanno anche lavorato bene. Io ho sempre sostenuto che Carista si era impegnato per quanto riguarda l'aspetto del dissesto finanziario, dell'equilibrio, la gestione finanziaria eccetera, come lo stesso assessore Campagna sul discorso differenziato. Io in consiglio non avevo avuto nessuna difficoltà ad elogiare quello che era stato l'impegno, quello che era stato il lavoro svolto. Però la politica a questi signori, a questi due ex assessori, vediamo quali saranno i nuovi, sostanzialmente li ha penalizzati, nel senso che se ad esempio Peppe Carista, assessore uscente, che aveva ottenuto 5 anni fa 245 voti e oggi si ritrova con 161 voti, 84 voti in meno, vorrà dire che la politica l'ha penalizzato, quindi i cittadini l'hanno penalizzato. La stessa cosa vale per l'assessore Campani, che da 225 suffragi ha ottenuto 130 voti. Di conseguenza qualcosa non ha funzionato, quindi se la politica, se i cittadini dovrebbero sostenere, aiutare, affermare, contribuire, eccetera, coloro i quali dimostravano la continuità amministrativa, è chiaro che avrebbero dovuto avere suffragi maggiori di quelli che hanno ottenuto. Mentre invece c'è stato tra virgolette il fenomeno a Cazzarandarci, quindi credo che gran parte del merito va dato a Cazzo, il quale si è impegnato, ha lavorato per mesi, il lavoro che fa sicuramente gli ha portato un certo contributo, la famiglia eccetera, non lo so se ci sono stati altri
sostegni a questo enorme successo che ha ottenuto a Gaggi, ma comunque il dato è questo, che in effetti non ha vinto la politica ma ha vinto la subalternità. Io la campagna elettorale l'ho affrontata con serenità, come lo stesso oggi mi trovo abbastanza sereno, probabilmente anche perché siamo un po' abituati sia alle vittorie sia alle sconfitte. E quindi bisogna accettare le cose per quelle che sono. Io ho affrontato, dicevo prima, con serenità la campagna elettorale. Non ho attaccato nessuno, ho risposto all'ultimo comizio che abbiamo fatto in Piazza Immacolata a qualche provocazione che c'era stata. E però devo dire al sindaco, al quale io faccio gli auguri a tutti, ma al sindaco sì come sindaco ma non come persona, perché ritengo che sia stato, come dire, non si è comportato bene. Per quanto riguarda la mia persona io ho subito offese di carattere personale e professionale, nel senso che questi atteggiamenti velenosi con rabbia, offese anche di carattere professionale ritengo che sono state ingiuste nei miei riguardi, anche perché il rapporto attualmente è stato abbastanza sempre buono col sindaco, quindi mi ho un pochino meravigliato. E d'altra parte posso anche capirlo, l'autoria, la campagna elettorale, i problemi, le problematiche che c'erano sul tappeto, però non è possibile che quando una persona ha un microfono in mano perde la pazienza, quindi perde il senso e perde la ragione. E di questo io, come dire, non lo posso scusare, io mi sarei aspettato delle scuse da parte di forse che non ci sono state di fronte alle strofacce, alla megalomania che ha dimostrato nei vari comizi, specialmente negli ultimi dei comizi. Sono state dette anche bugie, mi riferisco al fatto che ha dichiarato che io sono sempre al comune, io ritengo di essere mai stato in mezzo ai piedi a nessuno, io vado al comune, vengo al comune perché faccio il giovane ormai da 43 anni, quindi svolgo un lavoro ritengo con dignità e quindi vado agli uffici del comune perché ho delle pratiche da spiegare, progetti, ufficio tecnico, all'ufficio tributi, all'ufficio ragioneria, insomma. Quindi mi trovo a frequentare gli uffici da cittadino o da tecnico e in tante occasioni anche da consigliere comunale, perché no? E mi meraviglia come sono state fatte due cominci, uno in Marina, uno in paese di circa 20 minuti al sindaco e ha ripetuto il mio nome intorno a 15-18 volte in Marina, lui assieme all'assessore Caristo, e oltre 10-12 volte in paese. Non ho capito poi perché, però mi pare esagerato questo atteggiamento, no? Soprattutto queste. E quindi voglio dire, noi abbiamo cercato di, come dire, di portare un clima sereno, di affrontare la campagna elettorale con serenità, cercando di discutere dei problemi, cercando di far capire alla gente quello che era il nostro programma. E dall'altra parte invece l'esperienza di partecipazione abbiamo sentito cattiveria, arroganza, tensione sociale, discorsi fatti abbastanza velenosi e di questo me ne dispiace. Io credo che esce oggi un'amministrazione comunale abbastanza debole. Io ritengo che questa amministrazione non sarà nelle condizioni di poter affrontare le problematiche che oggi ha a Guardavalle. Ritengo che non sarà capace di far uscire il paese dallo stato di isolamento in cui ci troviamo. Credo che ci sarebbe stato bisogno di un'altra amministrazione, di un'amministrazione più capace di affrontare le problematiche, quindi di proiettarsi meglio in quelli che sono gli ambiti provinciali e regionali. Quindi credo sostanzialmente a un'amministrazione debole e non sono convinto che sarà capace di affrontare queste problematiche. Noi chiaramente saremo in opposizione tranquilla, se saremo coinvolti daremo certamente il nostro contributo, non faremo opposizione dirompente perché non siamo abituati a farlo, quindi non siamo andati a dire stromacce, a dire parolacce, non vogliamo prendere a calci nessuno, cercheremo solamente di collaborare, di essere, come dire, collaborativi quando si tratta di affrontare problemi che mineranno al bene di Guardavalle. Quindi con questo augurio io voglio ringraziare tutti i presenti e dire che la nostra disponibilità c'è, fermo restando che vogliamo essere rispettati in maniera dignitosa. Grazie. Ringrazio il consigliere Pulli anche per i tempi, è stato molto chiaro e mantenuto in tempo. Consigliere Campano. Allora, grazie, intanto un saluto e ringraziamento a tutti, in particolare ai nuovi eletti che arrivano oggi al tavolo del Consiglio Comunale. Io sono sincero, avrei preferito anche non intervenire perché fino adesso io ho ascoltato solo
sterili messaggi da schieramenti. Io mi rivolgo anche alla mia maggioranza e lo dico, noi non abbiamo bisogno di questi messaggi, di questi toni, perché a noi non fa bene. Farà bene l'opposizione perché è un modo così per sentirsi vivo probabilmente, ma le elezioni hanno detto che non abbiamo vinto, stiamo costruendo la squadra per governare, e quindi è chiaro che noi dovremmo muoverci diversamente secondo quelli che sono i nostri programmi, le nostre intenzioni. È chiaro, diceva il consigliere Pure, doveva vincere un'altra amministrazione ancora, però da parte vostra dovevano vincere altri, dovevate candidare altri. Se continuate a candidare, Pure, eccetera, eccetera, dice che è sempre loro che non vinceranno mai. Bravo! È chiaro che la nostra campagna elettorale l'avete fatta voi, siete voi che avete stabilito la nostra vittoria, anzi qualche voto ci è mancato, altrimenti avremmo potuto vincere con qualche voto in più, anche qualcuno mio personale, aveva ragione il consigliere Puglia. Diceva, ha prevalso il dio della paura, io non ho capito se è critica o se è autocritica, nel senso se non hanno voluto voi oppure hanno preso il meno peggio, no? questo messaggio non l'ho capito, però seriamente, la battuta non voglio essere polemica, voglio anzi solo fare qualche riferimento al Partito Democratico. Noi abbiamo scelto di partecipare a queste elezioni con un progetto che non è nuovo, che abbiamo portato nel 2013 con Pino Siasipo, che era appunto trasparenza e partecipazione. Un progetto che non ha messo da parte il Partito Democratico, ma che ha camminato, diciamo così, in maniera parallela, perché siamo stati anche noi stessi, gli amministratori uscenti, Bartolo, comunque tutto il gruppo, i promotori di questo progetto e di noi candidati. Abbiamo discusso queste nuove candidature, le abbiamo proposte, qualcuno si è proposto e non abbiamo assolutamente messo veti su tutto. È chiaro che se Forza Italia riesce ad esprimere due candidati di minoranza perché ha lavorato bene, cioè non ha disperso preferenze, questo è da dire, se ne ha portati due perché effettivamente tanto vale, così come pure con Forza Pure. Questo vale effettivamente ci sei. Io probabilmente valgo qualcosa in più, qualcosa in meno, però abbiamo scelto di dare a tutti pari opportunità, di esprimere ognuno i propri programmi, di farsi ascoltare, di andare a chiedere il voto, senza pensare quello di partito, quello dovrebbe votare me, potrebbe votare altro. È chiaro che l'altra volta ho avuto anche un'altra affermazione, ho avuto la metà dei voti della tua lista l'altra volta, quindi chiaramente ne sono andato abbastanza fiero. Qualcosa non avrà funzionato, magari non sono stato assolutamente all'altezza, probabilmente. Poi lo prendo come un'autocritica, ma io ho 5 anni di tempo per rifarmi e penso che avrò tempo. 8 e 12 candidati. Avrò tempo per fare di meglio, a parte che le candidature erano diverse, le liste erano molto più brevi. Però io ripeto questo, il nostro è un progetto nuovo che porteremo avanti. Anzi, ci sarà modo di dirlo anche successivamente con gli altri punti, ma già a noi interessa portare. Parlare di trasparenza e partecipazione come una nuova sede, come un nuovo gruppo, perché veramente intorno a noi c'è un nuovo entusiasmo e questo lo portiamo avanti, perché c'è, per rispondere al dottor Tedesco, c'è veramente bisogno di una civiltà politica qua davanti, ed è, questo è vero, però non può essere quello che avete messo in campo voi. Dottor Tedesco, è programmato in piazza da te, un ex comunista, da me, che io sono uno dei tuoi primi sostenitori da sempre, tu lo sai bene, ha programmato saluti fascisti, molti fascisti, cioè, e questa è la civiltà politica che abbiamo bisogno di guardare, che io penso proprio di no. E queste sono state tutte cose che probabilmente hanno fatto perdere il tuo schieramento. Che dire? Io penso di augurare un buon lavoro a tutti, maggioranza e minoranza, secondo quelli che saranno poi i ruoli espressi dal sindaco. L'opposizione dovrà fare opposizione, questo è vero, ma chiaramente non dovrà essere la maggioranza a bussare alla vostra porta, penso che dovrebbe essere più propositiva a differenza dei 5 anni passati, non lamentare di non aver ricevuto la chiamata piuttosto che la convocazione o qualche altra cosa. Sapete fare la minoranza e penso che ci sarà un giusto dialogo all'interno del Consiglio e di tutta l'attività amministrativa. Vi ringrazio. Grazie. Ok, allora possiamo dichiarare chiuso questa discussione sul funzionamento del sito, che la discussione è avvenuta poi in un modo anche, chiedo scusa se sono stato un po', se ho alzato la voce, se sono stato un po' aggressivo, però o lo faccio il Presidente o non lo faccio.
In questo caso ci sono dei regolamenti, c'è uno statuto che prevede come condurre la seduta e non deve essere nessuno qui a venirmi ad insegnare, o quantomeno mi può sindacalizzare oppure può contestare, ma non che mi faccia mi dia delle lezioni. Prima si legga lo statuto, si legge il regolamento e poi possiamo discutere. Andiamo avanti. Quarto punto all'ordine del giorno, comunicazione al Consiglio dei nominativi degli assessori e del vice sindaco. Relazione al sindaco. Sì. Sì, grazie Presidente. Chiudo con le polemiche. Toto Purri, la sera della nostra vittoria ho chiesto scusa pubblicamente alle 2:30 di notte per tutto quello che si è verificato nella campagna elettorale, anche per il linguaggio e anche per i toni con cui è stata fatta questa campagna elettorale, che sicuramente non è stata, che è partita da noi, ma è partita da altri. Comunque, detto questo, siamo arrivati al punto in cui il sindaco si forma una squadra. Squadra che è forte, perché non è importante fare l'assessore, è il gruppo che poi mantiene un'amministrazione. E quindi abbiamo 4 deleghe per assessori che si rispetta sotto certi aspetti i voti preferenziali che uno ha preso, ma è entrata da poco anche la legge dove prevede che ci deve essere anche la quota rosa nella giunta, e quindi tra poco vi darò il nome degli assessori dove ci sarà anche la presenza di una quota rosa. Allora, premesso che nei giorni 10 giugno 2018 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, visto il verbale in data 11 giugno 2018 dell'Ufficio Centrale Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco nonché all'elezione di numero 12 consigliere assegnato al Comune, dato che alla carica di sindaco risulta eletto il sottoscritto Giuseppe Ussia, nato a Guardavalle il 25 aprile 1964, visto l'articolo 46,2 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, visto infine l'articolo 6,3 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali, visto infine l'articolo 1,137 della legge 74/2014 numero 56, per effetto del quale nella giunta dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Quindi nomino assessori del Comune di Guardavalle per il quinquennio 2018 e 2023 i seguenti signori: Agazio Randazzo, nato a Guardavalle il 14/11/1968, con delega ai lavori pubblici, igiene e sanità, attività produttive. Auguri assessore. Giovanni Ciccino, nato a Catanzaro il 2 agosto 1984, con delega sport, politiche giovanili, pari opportunità, attività commerciali e politiche scolastiche. Auguri assessore. Giuseppe Calisto, nato a Guardavalle il 5 settembre 1970, con delega bilancio, programmazione economica, tributi, personale e pronto intervento. Auguri assessore. Antonia Tedesco, nata a Guardavalle il 3/5/1955, con delega politica agricola ed ambientali e montagna. Auguri assessore. Nomino altresì il vice sindaco del comune di Guardavalle, il signor Giuseppe Calisto. Consiglieri, e quindi al Presidente del Consiglio ho dato anche delega di turismo, immagine e comunicazione.
Al consigliere Paolo Squillacioti, delega per il rapporto con le associazioni. Al consigliere Cosimo Pava, urbanistica, usi civici e patrimonio. Al consigliere Angelo Raffaele Campagna, agricoltura e ambiente. Queste sono anche quelle deleghe che arricchiranno e sicuramente porteranno dei frutti alla nostra comunità. Grazie, scusatemi. Minusia, sindaco di Guardavalle, riconfermato, una maggioranza che sicuramente governerà per i suoi voti presi in questo comune. Cosa vuole dire ai suoi elettori, in particolare anche all'opposizione che è naturalmente criticata? Intanto la serenità e la tranquillità, quella che bisogna avere già da domani, perché la minoranza non ha capito che la campagna elettorale è finita. Bisogna essere propositivi e soprattutto realisti. Questa maggioranza ha vinto con voti schiaccianti, è stata una vittoria del popolo perché ci hanno dato la possibilità di avere una continuità, cosa che non si verificava ormai da oltre 40 anni. Se hanno votato noi è perché in noi hanno visto quell'amministrazione che sicuramente può dare quei risultati sperati dalla popolazione. Lei ha criticato l'intervento di Tedesco. Ma veramente è lui che continua a dire che io sono inadeguato a fare il sindaco. Intanto ho vinto 5 anni fa con oltre 1000 voti di scarto, ho vinto quest'anno con 313 voti di scarto e sono il primo sindaco che molto probabilmente passerà alla storia per aver avuto la riconferma dopo 5 anni. Questi sono numeri importanti che forse il consigliere Tedesco non l'ha capito e non li ha ancora detto. L'intervento di Tedesco che ha lasciato un po' perplesso tutto, ha tirato in causa il padre di Vescovo. Ma sì, ma perché la festa del Santo Patrono, il Monsignor Gebran, cuore episcopo di Roma, sapendo che c'erano le elezioni, ha fatto un in bocca al lupo ai candidati a sindaco dicendo alla gente di votare la persona migliore. Se questo significa che c'è stata una direttiva da parte della Chiesa a votare il sottoscritto, ce ne vuole, lo deve dimostrare, perché stasera forse ha fatto un'uscita fuori luogo e fuori tempo, perché se la poteva anche pure. Ha criticato anche un pochettino i voti presi da Randazzo e da Campagna, lei cosa risponde? Che potrebbe fare una denuncia se è convinto pure che Randazzo, i suoi voti di Randazzo sono arrivati chissà da dove. Intanto Randazzo lo conoscono tutti, lo conoscono tutti il territorio ionico, il lavoro che fa, la disponibilità che fa, una persona per bene, una persona trasparente, e quindi hanno votato la trasparenza, come d'altronde si chiama la lista. Per quanto riguarda Campagna, Pugli si è dimenticato che 5 anni fa eravamo solo 6 candidati e quest'anno siamo stati 12 e noi non abbiamo fatto nessun gioco sporco, perché non siamo andati in nessuna casa a chiedere la preferenza, la gente ha votato in libertà e questa forse è la democrazia migliore che c'è stata in questa campagna elettorale. Due pilastri in giunta. Pilastri in giunta, sono tutti dei pilastri, perché sono pilastri anche chi è rimasto fuori, perché ho dato delle deleghe importanti che vanno nella direzione di avere una continuità amministrativa. La gente ce l'ha chiesto e noi vi garantisco che lo faremo. La riconferma del vice sindaco Caristo. Caristo è veramente una persona squisita, persona umana, persona disponibile, che ha dato tanto in tutti questi anni sia da amministratore e sia come vice sindaco, e quindi era giusto dargli questa riconferma, come è stata giusto dare la riconferma al sottoscritto da parte dei miei concittadini, che voglio ringraziare immensamente. I primi impegni? I primi impegni sono quelli di puntare sul bando dei borghi storici che è uscito oggi in regione, scade il 30 di luglio. Noi abbiamo detto in campagna elettorale che punteremo sul centro storico e lo faremo proprio con questa opportunità. Antonio Tedesco, lei nel suo intervento ha spiegato i motivi della sconfitta, evidenziando che forse la cittadinanza non ha capito il vostro progetto. Inoltre ha lanciato pesanti accuse al sindaco, ha criticato il PD e ha evidenziato anche la drammaticità della situazione che c'è a Guardavalle. Esattamente, perché da quella drammaticità è nata l'esigenza di riunire forze diverse in questa unità civica che noi abbiamo deciso di chiamare. Voi non avete partecipato, noi siamo stati in una correttezza, in una tranquillità nella campagna elettorale. È stato il sindaco a fare tutta una serie di sproposti,
di dire cose che non c'entrano con la politica, quindi a offendere personalmente, denigrare, a me in particolare, a tutti, quindi è una cosa che noi non possiamo dire, noi abbiamo, cioè, abbiamo comportamento dall'inizio alla fine della campagna elettorale di grande serenità, né tantomeno l'intervento che io ho fatto stasera non tiene nessuna novità. Cosa posso fare? Un intervento pubblico per spiegare. Io capisco che probabilmente a loro non piace parecchi, però il PD oggi è dimezzato, nel senso elettorale da parte di altri, dimezzato, è stato dimezzato il 4 maggio. In queste elezioni amministrative è ancora più difficile, perché molti elettori della zona hanno votato per scelta politica, tant'è che un dato soprattutto importante è che Guardavalla Superiore, che è la roccaforte del Partito Democratico, il Partito Democratico, se uno va a leggere i risultati, raccoglie, non arriva nemmeno a 250 voti. Quindi è una riflessione che io pongo ai leader dei partiti, per dire i partiti sono una cosa più importante. Quindi prendete atto che c'è questo ridimensionamento enorme, così come di Forza Italia, che sono gli unici partiti. E quindi ho voluto fare un discorso politico, mettendo in evidenza che questo atteggiamento che loro hanno avuto durante tutta la campagna elettorale sicuramente ha portato il lascio a un paese molto più vicino a me. Quindi non è vero che nelle conclusioni le ha detto che farà un'opposizione costruttiva. Noi facciamo l'opposizione perché siamo stati chiamati a fare nessuna campagna elettorale, dal mio ruolo di opposizione non posso farlo, il mio ruolo di opposizione ho voluto richiamare, ho voluto mettere in evidenza, far conoscere le contraddizioni che si comportano in ultima maniera, diciamo, a casa, tra l'altro lei ha capito.